È troppo. Ad ogni modo è troppo vicino, troppo lontano, no? Ecco. Io ho avuto l'ardire di scegliere una città molto impegnativa. Per Longhi è un seduttore, quindi mi ha sospinto un pochino, guidato la mano. Ad ogni modo ho scelto affettuosamente la città più importante, capitale del secolo XIX, veniva definita. E c'è una ragione per definirla in questo modo. Ognuno ha una sua idea di questa città legata a fatti memorabili, che hanno determinato addirittura orientamenti politici, mode, miti. Quindi ognuno ritaglia uno spazio che può, evidentemente. E si potrebbe parlare in tanti modi, naturalmente io sono ignorantissimo in quasi tutti. Però ci sono alcuni aspetti che mi affascinano molto. Si potrebbe partire così in maniera dimessa da un tema, le strade, oppure seguitare dicendo le atmosfere, cioè i modi in cui viene rappresentato il clima di questa città, le giornate memorabili che hanno scandito quella storia e che hanno influenzato ben oltre il luogo, la città, la nazione dove si verificavano. Le strade, ho voluto scegliere così in apertura un esempio un po' curioso che credo sia poco noto, o meglio relativamente noto. Doppio assassinio nella Rue Morgue, no? Notissima novella, racconto di Poe, un po' macabro, no? L'argomento si sa, duplice omicidio, due donne in un caseggiato, sgozzate, mutilate, eccetera. Porta sbarrata, quindi non si capisce chi le ha uccise, classica situazione, diciamo così, giallistica. No, il punto che si sa un pochino è che Rue Morgue non esiste. E esiste la morgue, che è un modo per indicare un'entità piuttosto funebre, no? Poe non è mai stato a Parigi. Però succede che un autore possa immaginarsi una città, addirittura lavorare nella costruzione dei suoi racconti su una carta geografica, su una pianta. Forse anche intenzionale la scelta di un nome così macabro, Morgue, per una strada nella quale avviene questo terribile fatto di sangue. La trama è nota. I testimoni hanno sentito delle voci, uno dice un portoghese, uno spagnolo, un italiano, un eschimese e un orango, no? Che è entrato dalla finestra, si è spaventato, essendo spaventato, ha fatto quel che ha fatto. Questo racconto è il padre, potremmo dire, di tutto un tipo di narrazione. L'autore muore nel 1849. Quarantenne, Edgar Allan Poe, e viene tradotto in lingua francese da Baudelaire molti anni dopo gli anni 75, direi 65. Però accade un fatto curioso che un signore incline, devo dire, alla disinvoltura letteraria, che si chiamava Alessandro Dumas, padre, vita avventurosa, pubblica a Napoli nel 1861 un racconto che si intitola L'assassinio di Rue Saint-Roch. Protagonista è lo stesso Dupin al quale si deve la scoperta del vero assassino di duplice.
del duplice omicidio, il responsabile del duplice omicidio. E questo testo è scritto in italiano, nel senso che è pubblicato da un giornale italiano che si chiamava L'Indipendente, che si pubblicava a Napoli, in un tempo in cui Dumas era ministro della cultura del dittatore Garibaldi. Dumas è andato lì durante l'impresa dei Mille, era un personaggio notevole a modo suo, abbastanza divertente, avventuroso. Garibaldi era di bocca buona, quindi gli faceva anche comodo, no? Questo signore di grande fama che giornalisticamente diffondesse le notizie che lo riguardavano. Sta di fatto che Dumas non dominava l'italiano in modo da poter produrre un testo letterario così complesso e ben articolato. Se uno legge questo racconto, scopre che è identico a quello di Poe, solo che Rue Saint-Roch è la vera strada dove si dovrebbe svolgere questo avvenimento truce che Poe ha collocato nella Rue Morgue, e quindi la domanda è: come è avvenuto questo plagio? C'è chi dice: ma no, può essere che Poe sia davvero passato da Parigi, abbia incrociato Dumas, Dumas si è fatto raccontare, sono tentativi così un po' buffi di sottrarre Dumas ad un'accusa alla quale lui non avrebbe avuto la sua difficoltà ad accedere, cioè il plagio, no? Dumas era un grande industriale, no, della narrativa, aveva una serie di negri che gli scrivevano pezzi, lui metteva insieme o li rielaborava, li allungava con dei dialoghi, anche perché era pagato a pagina, quindi più il dialogo era lungo e più era pagato. E sicuramente non esiste una stesura intermedia, c'è il fatto che qualcuno gli ha tradotto dall'inglese questo racconto e lui lo ha voltato in italiano aggiustando la topografia e cambiando l'inizio, perché l'inizio è diverso, e poi finché si arriva al fatto, al fattaccio, e a quel punto i due testi coincidono perfettamente, combaciano perfettamente. Perché ho voluto così aprire con questa curiosa vicenda letteraria che ci porta un po' anche nel clima di avventuroso della vita di questo scrittore, che Dumas aveva cominciato tentando di fare il segretario di un notevole personaggio, il generale Foy, che era un ex generale del Bonaparte, di cui sono conservati i discorsi parlamentari da lui tenuti durante la restaurazione sotto il regno di Luigi XVIII e di Carlo X. Il generale Foy è uno dei pochi, diciamo così, che ha potuto seguitare un'attività politica dopo la fine del Bonaparte, dopo la seconda abdicazione del Bonaparte, è entrato nella camera cosiddetta invisibile, nel senso che non si riuniva mai, eletta a suffragio ristrettissimo, una parte modesta, una piccola parte del piccolissimo elettorato francese dell'epoca, nostalgicamente ha mandato lui al Parlamento, e lui ha bisogno di un segretario. Dumas si offre come segretario, non sa praticamente nulla, infatti viene immediatamente licenziato da Foy per la sua totale inettitudine. L'unica cosa che aveva è una bellissima scrittura, una grafia, una calligrafia stupenda, e i suoi tentativi di collocarsi nel mondo letterario giornalistico francese sono stati molto, come dire, contrastati, e alla fine ha trovato la via della celebrità attraverso questa industria, in sostanza, della fabbricazione del feuilleton di successo. Il mondo al quale lui appartiene è quello che è descritto da Balzac, il mondo del giornalismo ruspante, parigino, disinvolto, che prolifera intorno alla rinascita di una qualche attività parlamentare con la restaurazione, per l'appunto. Perché il paradosso è che in fondo sotto il Bonaparte di fatto c'è una dittatura, no? L'imperatore ha chiamato dai nemici il tiranno addirittura, mentre invece Luigi XVIII ritorna con una costituzione paraliberale e ricomincia una vita parlamentare, una vivace attività giornalistica continuamente insidiata dalla censura. Questo è un clima che Balzac ha descritto con molta amarezza, indicando l'aspetto di corruzione, di disinvoltura, per usare un eufemismo, di questo mondo
gravitante intorno alla politica. Teniamoci ancora un momento sui luoghi, le strade. Ora leggiamo, se siamo d'accordo, una pagina che è cavata da un celeberrimo romanzo, Les Misérables, che si può intitolare La barricata. È una pagina di un libro torrenziale. L'autore Hugo è stato definito, quando si è celebrato a Parigi il suo anniversario qualche anno fa, l'oceano, ed è una definizione non erronea di questo autore. Il romanzo non tocca a me raccontare partitamente il suo contenuto. La pagina che stiamo per ascoltare si inquadra nella descrizione analitica della rivolta parigina del giugno 1832. È da poco al potere Luigi Filippo, dopo la rivoluzione del 30, Carlo X è stato mandato a casa, tornano gli uomini del Bonaparte, in sostanza. La rivoluzione del 30 apre grandissime speranze, ma rapidamente rivela la sua natura di regime dei banchieri, come fu detto. Parigi insorge nel giugno del 32 e nel romanzo questo è un episodio importantissimo, perché l'eroico Marius Pontmercy si trova, poi studente spiantato, a fare il rivoluzionario, poi viene ferito, viene salvato dal futuro suocero, cose commoventi che sostanziano questo romanzo. Nel raccontare questa vicenda, Hugo fa una lunghissima digressione in cui ci tiene a raccontare la barricata vista da lui. Lui era nato nel 1802-3, quindi nel 32 aveva già una trentina d'anni, nel 48 era anche parlamentare dopo la rivoluzione del febbraio 48 e ha assistito all'insurrezione di Parigi del giugno 48, che non c'entra niente con quella del giugno 32, però lui ci tiene a raccontare di aver visto con i suoi occhi una memorabile barricata nel giugno del 48. La pointe, diciamo il velen dell'argomento, è che lui ci tiene a dire la rivoluzione di giugno fu un errore colossale, una rivoluzione socialista contro la Repubblica che si era già instaurata nel febbraio e quindi era un colossale errore. Non arriva a dire non ho fatto bene a sparargli addosso, come purtroppo accadde. È una pagina anche tormentata, una rivolta contro il suffragio universale, però con giuste istanze. L'elemento che ci interessa è come lui descrive questa barricata e dice: uno che era presente, che ora vi scrive, l'ha vista, e racconta quello che ora ascolteremo. La barricata Saint-Antoine era mostruosa. Era alta 3 piani e larga 700 piedi. Sbarrava da un angolo all'altro la vasta imboccatura del sobborgo, cioè 3 strade. Corrosa, dilaniata, dentellata, tagliuzzata, merlata da un'immensa lacerazione, puntellata da cumuli che erano altrettanti bastioni, con punte che sporgevano qua e là, potentemente addossata ai 2 grandi promontori di case del sobborgo. Si ergeva come un'alzata ciclopica in fondo alla terribile piazza che ha visto il 14 luglio. 19 barricate erano scaglionate nella profondità delle strade dietro la barricata madre. Soltanto a vederla si sentiva nel sobborgo l'immensa sofferenza agonizzante giunta al momento estremo, quando un'angoscia vuol diventare catastrofe. Di che era fatta quella barricata? Delle rovine di 3 case a 6 piani demolite apposta, secondo taluni. Del prodigio di tutte le collere, secondo altri. Aveva l'aspetto triste di tutte le costruzioni dell'odio, la rovina. Si poteva dire: chi ha costruito tutto questo? Si poteva dire anche: chi ha distrutto tutto questo? Era l'improvvisazione del ribollimento. Guarda,
Quella porta, quel cancello, quell'imposta, quello stipite, quel fornello rotto, quella marmitta incrinata. Date tutto, gettate tutto. Spingete, rotolate, zappate, sfasciate, rovesciate. Fate crollar tutto. Era la collaborazione del selciato, della pietra, della trave, della sbarra di ferro, dello straccio, del vetro rotto, della sedia spagliata, del torsolo di cavolo, del brandello, del cencio e della maledizione. Era grande e piccolo. Era l'abisso parodiato sul luogo stesso della gazzarra. La massa accanto all'atomo, l'ala di muro portata via e la scodella rotta, un minaccioso affratellamento di tutti i rottami. Sisifo aveva gettato il suo masso e Giobbe il suo coccio. Insomma, terribile. Era l'acropoli dei pezzenti. Carretti rovesciati movimentavano la scarpata. Un'immensa barrucola era stesa di traverso, con la sala verso il cielo, e sembrava uno sfregio su quella facciata tumultuosa. Un omnibus issato allegramente a forza di braccia fino in cima al mucchio, come se gli architetti di quella barbarie avessero voluto aggiungere la monelleria allo spavento, offriva il timone spoglio a non si sa quali cavalli dell'aria. Quel gigantesco ammasso, alluvione della sommossa, faceva venire in mente un'ossa sopra il pelio di tutte le rivoluzioni. Il 93 sull'89, il 9 Termidoro sul 10 agosto, il 18 Brumaio sul 21 gennaio, il Vendemmiale sul Pratile, il 1848 sul 1830. Il luogo lo meritava e quella barricata era degna di apparire nel punto stesso in cui era scomparsa la Bastiglia. E se l'oceano facesse dighe, le costruirebbe così. Quali flutti? La furia dei flutti era impressa su quel deforme affastellamento, i flutti della folla. Pareva di vedere uno strepito pietrificato, pareva di sentir ronzare sopra la barricata, come se fossero là, sul loro alveare, le enormi api tenebrose del progresso violento. Era una sterpaglia, era un baccanale, era una fortezza. Sembrava che l'avesse costruito la vertigine a colpi d'ala. V'era qualcosa della cloaca in quella ridotta e qualcosa di olimpico in quel parapiglia. Si vedevano, in un guazzabuglio pieno di disperazione, puntoni di tetto, pezzi di mansarde con le tappezzerie di carta, telai di finestre con tutti i vetri ficcati tra le macerie in attesa del cannone, camini smantellati, armadi, tavole, panche, un sottosopra urlante e quelle mille cose miserabili, rifiuti perfino del mendicante, che contengono insieme il furore e il nulla. Si sarebbe detto il cenciume di un popolo, cenciume di legno, di ferro, di bronzo, di pietra, e che il Faubourg Saint-Antoine l'avesse spinto sull'uscio con una colossale spazzata, trasformando la sua miseria nella sua barricata. Masse che parevano ceppi di patibolo, catene sconnesse, armature di legname con mensole a forma di forche, ruote orizzontali sporgenti dalle macerie, aggiungevano a quell'edificio dell'anarchia la cupa immagine degli antichi supplizi sofferti dal popolo. La barricata Saint-Antoine faceva armi di tutto. Da essa usciva tutto quello che la guerra civile può scagliare sul capo della società. Non era una battaglia, era un parossismo. Le carabine che difendevano quel fortino, fra le quali c'era qualche spingarda, lanciavano pezzetti di maiolica, ossicini, bottoni di vestiti, perfino rotelle di comodini, proiettili pericolosi per via del rame. La barricata era forsennata, gettava alle nuvole un clamore inesprimibile. In certi momenti, nel provocare l'esercito, si copriva di folle e di tempesta. Una calca di teste fiammeggianti la coronava, un brulichio la riempiva. Aveva una cresta spinosa di fucili, di sciabole, di bastoni, di accette, di picche e di baionette. Una grande bandiera rossa sbatteva al vento. Si sentivano i gridi di comando, le canzoni di battaglia, il rullio dei tamburi, i singhiozzi delle donne e il tenebroso scoppio di risa dei morti di fame. Era smisurata e viva, e come dal dorso di un animale elettrico ne usciva uno scoppiettio di fulmini. Lo spirito rivoluzionario copriva con la sua nube la cima, dove tuonava quella voce del popolo che somiglia alla voce di Dio. Una strana maestà emanava da quella titanica gerla di macerie. Era un mucchio di spazzatura ed era il Sinai. È un testo
combattuto, l'autore ha un forte andirivieni anche emotivo. Subito dopo seguita dicendo: era la Carmagnola che sfida la Marsigliese, nel senso che giugno significa una rivoluzione schiettamente proletaria, mentre la Repubblica c'è già, Lamartine, il poeta, è presidente. E Hugo, fra l'altro, in quel momento è un parlamentare che passa vertiginosamente da uno schieramento all'altro. La sua attività vivacissima è raccontata da un giornale italiano, anzi piemontese, il Risorgimento, il giornale fondato e scritto quasi per intero da Cavour dalla fine del 1947 in avanti, contiene le corrispondenze dall'Assemblée Nationale di Parigi, buffissime, perché a un certo punto il corrispondente dice: adesso devo chiudere, il resto ve lo racconto domani. Va bene, mezzi abbastanza primitivi di comunicazione, e segnala che questo deputato viene fischiato dai monarchici perché li ha piantati passando nello schieramento repubblicano. Insomma, un uomo oserei dire che rispecchia la drammaticità dei fatti che ha vissuto. E aveva alle spalle, drammatico sin dalla nascita, figlio di un padre giacobino e di una madre cattolicissima, quindi già nella nascita, nella sua prima infanzia, alla sua esistenza, il padre era autoproclamato Bruto, Brutus, perché Bruto è il cesaricida, quindi per carità, un sacco di sezioni giacobine si intitolavano a Bruto. Nessuno sapeva veramente chi fosse Bruto, no? Era un usuraio mostruoso, però per il mito giacobino era quello che ha ammazzato il tiranno. Durante il fascismo, nella città dove io abito, c'era un bibliotecario molto simpatico, quando ero studente lui era ancora bibliotecario, che invitava tutti gli anni il 15 marzo una serie di persone a casa sua. Dopo un po' di tempo lui dice: su, ma perché ci inviti il 15 marzo? Dice: perché il cesaricidio. Era la sua forma di segnalare l'antitirannide che lo animava. Vabbè, per dire, il mito di Bruto è micidiale. Ora, abbiamo sentito 19 barricate, una dopo l'altra, e in fondo la piazza della Bastiglia, che ora forse vedremo, perché mi pare che ci sia un'immagine che raffigura quella piazza quando ancora c'era la Bastiglia, in realtà. Non so se quale sia lo schermo, e poi dietro. Devo togliermi? Questa non è. Questa è, questo è un cimitero, questo è l'orripilante piramide, ecco. E questa è la scena in una stampa d'epoca con questa fortezza, carcere, e di qui non si riesce a vedere quello che qui più ci interessa, cioè che si approdava a quella piazza attraverso una serie di strade molto strette, anche perché la condizione principale per fare una barricata è che le strade siano strette, no? Come è ovvio. E infatti uno degli effetti, potremmo dire, principali dell'esperienza del giugno 48, di cui questa pagina che abbiamo ascoltato fa una sorta di cronaca diretta, convulsioni che portano nel 51 Luigi Bonaparte a vincere le elezioni, a diventare presidente, il futuro Napoleone III, ma ancora il principe Luigi Bonaparte, stravince le elezioni con un risultato plebiscitario a suffragio universale. Noi sappiamo quanto i suffragi possano essere problematici anche quando sono straripanti, no? E in breve, dopo aver compiuto una serie di operazioni anche demagogiche, si proclama imperatore, affida al prefetto Haussmann, di origine tedesca, Haussmann è il nome, ma Haussmann, di ridisegnare la pianta della città, e quindi gli sventramenti spaventosi che portano alla creazione di questi immensi boulevard che attraversano la città è la risposta alla barricata, cioè creare una situazione urbanistica in cui le barricate diventano impossibili.
La cosa è piuttosto notevole per quel che riguarda la storia della città, sia perché la faccia della città che noi vediamo è quella, non è più quella che portava alla piazza della Bastiglia attraverso strade strettissime. E attraverso questo Faubourg Saint-Antoine, che è la culla dell'agitazione rivoluzionaria cittadina. Anche nel 1932 era stato così, infatti una delle pagine, avrete notato come scriva in maniera fin troppo corriva quest'uomo, no? È un gigante della prosa, ma è anche un grande seduttore che abusa della sua capacità immaginifica, no? Era la spazzatura e il Sinai, per esempio. Chi di noi sarebbe pronto a scrivere così seduto una frase di questo genere? Grande, grande, ma naturalmente non imitabile se non con una caduta di gusto. Già nel 1932 la scintilla era partita da quel medesimo quartiere e quindi a un certo punto si legge, un po' qualche pagina prima, la Francia aspettava Parigi, Parigi aspettava il Faubourg Saint-Antoine e Faubourg Saint-Antoine si mosse, quindi proprio la climax, diciamo così. Ora, la sorpresa, potremmo dire, urbanistica alla quale Napoleone III e il suo prefetto non erano preparati è Sedan, cioè dopo la sconfitta, 1 settembre 1870, l'imperatore prigioniero crolla il suo sistema di potere, la Francia è in ginocchio e non accade che la città si popoli di barricate, accade che sorga un organismo politico rivoluzionario, la Comune, 1871. È un cambiamento fondamentale di strategia, cioè non più paralizzare la città attraverso le barricate e la battaglia di strada, ma prendere il potere nel momento del tracollo, cioè la coniugazione guerra-rivoluzione. Questa idea ha fatto naturalmente scorrere fiumi di inchiostro in direzioni contrapposte. È un'idea mazziniana in realtà, no? Sebbene Mazzini non abbia avuto il tempo di... è morto proprio allora, fra l'altro in condizione di semilibertà, essendo tornato clandestinamente in Italia, arrestato a Pisa. Non era ben visto quest'uomo, questo lo sappiamo, anche se è un padre della patria, ma la patria ha dei padri un po' così in dissenso tra loro. L'idea mazziniana è che la guerra può essere l'occasione per la rivoluzione, lui l'aveva formulata in un testo bellissimo che è stato di recente tirato fuori e pubblicato da uno studioso che io ammiro molto, che è scomparso da poco, Salvo Mastellone, un grande studioso di Mazzini, del Mazzini inglese, cioè quello più leggibile, perché quello italiano è tremendo, è indigesto. Quando scrive in inglese è perfetto, perché era costretto a scrivere una lingua semplice, ed è un articolo con cui lui propugna che la guerra di Crimea, nella quale Cavour sta portando il regno di Sardegna, no? Per stabilire un'alleanza con Napoleone III, che poi diventerà il fondamento per la guerra fra l'Austria e la Francia del 59, in cui si inserisce il Piemonte e stacca il Lombardo-Veneto, no? dall'impero d'Austria. Mazzini scrive: la guerra è il momento della rivoluzione, cioè nel momento in cui le grandi potenze sono impegnate nel conflitto, Francia, Austria, e lui è convinto che in Francia contro Bonaparte scoppierà una rivoluzione, perché Bonaparte porta la Francia ad una guerra folle, quella contro l'impero russo in Crimea. Previsione sbagliata, lui pensava che potesse applicarsi questo schema scatta molto dopo, scatta nel 71, quando la Francia è in ginocchio e Parigi diventa il teatro di un esperimento di governo inaudito, la prima volta nella storia, perlomeno della storia conosciuta del nostro continente, in cui l'autorità statale è in mano ad una forza rivoluzionaria che si richiama al socialismo e che instaura, si dice la comune, forse c'è un equivoco sul termine, la commune è la municipalità,
la municipalità di Parigi, perché durante l'esperimento della Comune quella è quasi una polis, una città-stato assediata dai tedeschi da una parte e dal governo legittimo o autoproclamatosi tale di Léon Gambetta, repubblicano, che sta a Versailles. Quindi i comunardi sono tra due fuochi, improvvisamente riconciliatisi, i tedeschi bloccano ogni possibilità della Comune di estendere la propria influenza fuori delle mura di Parigi e i versagliesi la assediano e crolleranno dopo alcuni mesi. Perciò la Comune è la municipalità di Parigi diretta dalla spontanea formazione dei vari movimenti socialistici unitisi e che giungono al potere e tentano di instaurare una forma di potere proletario. Ma la Commune è molto più vecchia, è il soggetto politico già nella Prima Repubblica. E per questo ora faremo un passo indietro in questa nostra scorribanda, un passo indietro che ha come epicentro il 1792, allorché la Municipalità di Parigi si costituisce come in organismo politico e si contrappone alle assemblee elettive, anche alla convenzione nazionale. Il 92 è l'anno cruciale, l'anno decisivo, fra l'altro è l'anno della proclamazione della Repubblica, della Prima Repubblica. Prima però di entrare in questa riflessione sulla Comune del 92, mi tocca di fare un'altra considerazione di carattere generale che volevo fare. Abbiamo parlato sia pure brevemente delle strade e abbiamo detto all'inizio le giornate memorabili. Uno dei tanti modi per affrontare la storia di questa città è mettere in fila alcune delle giornate memorabili, legate a momenti tremendi. Uno si può consolare pensando che anche per Omero, colui che racconta le sofferenze, nel senso che la non sofferenza non fa storia e quindi non viene raccontata. La storia della pace non esiste, di solito si dice, no? Quindi mi perdonerete se queste memorabili giornate che io metterò in fila molto sommariamente sono tutte legate a grandi traumi. E ho pensato che si potesse cominciare da una notte terribile, 23 agosto del 1572, la notte di San Bartolomeo. Massacro dei protestanti aizzati da una sapiente regia, Caterina dei Medici, una resa dei conti, insomma, delle guerre di religione in Francia, che sono di fatto delle guerre civili. La notte di San Bartolomeo, muore tantissima gente, memorabile la descrizione che noi abbiamo dell'uccisione di un grandissimo umanista, Pietro Ramo, Pierre de la Ramée, uno dei pensatori anti-aristotelici, considerato perciò stesso un eretico. C'è un sonetto di Carducci, quindi questo ci riporta ancora una volta agli anni 92-93, nel Saïra. Saïra è una curiosa composizione che lui ha fatto, una sorta di poema epico costituito di sonetti, che narrano momenti della Rivoluzione francese. L'inizio, poi le sconfitte militari, la riscossa, l'arresto del re, la vittoria di Valmy alla fine. E nel nono, direi, sonetto di questo corpus, molto retorico, no? Molto passionale, è un Carducci vecchiotto, è un Carducci dell'85, quindi già innamorato della regina d'Italia, di fatto, però nostalgico della Rivoluzione francese ultra giacobina. In questo sonetto lui immagina Luigi XVI, cioè immagina, è facile immaginarlo, prigioniero ormai nella prigione del Tempio, sdraiato per terra che dai lucernari di questo carcere, guarda una scena mostruosa, e cioè una folla che ha infilzato la testa
della principessa di Lamballe, ormai uccisa, massacrata, fatta a pezzi, e con tale bastone, diciamo così, animato dalla testa della principessa, batte alle finestre della prigione del Tempio. E in quel momento il re, dice Carducci, scrive Carducci, a Dio chiede perdono per la notte di San Bartolomeo. Curiosa formulazione, anche abbastanza cupa. Il corpus di questi sonetti determinò un disastro per il povero Carducci, perché ebbe una serie di denunce, fu attaccato dai giornali cattolici, terrorista, perché chi difende la terreur, cioè il grande terrore del Comitato della Repubblica, veniva definito terrorista. E un po' si difese. Nel sonetto in cui descrive le stragi di settembre, scrive: Marat vede nell'aria oscure torme di uomini con pugnali erti passando, e piove sangue donde son passati. Altra espressione che sarà anche efficace, indubbiamente ha una sua efficacia poetica, ma estremamente schierata in pro della giustificazione storica delle stragi di settembre, del settembre del 92, che preparano la riscossa militare in un momento in cui sembrava tutto perduto. Quindi c'è un nesso, potremmo dire, che vorrei ancora un attimo sottolineare. Che vuol dire Carducci quando si immagina che Luigi XVI, in quella situazione drammatica e alla vigilia ormai dell'esecuzione capitale, no? Il 21 gennaio del 93 la convenzione voterà per la condanna a morte del re, lui sarà ghigliottinato, una buona parte della convenzione è a favore, una piccola parte è contraria, coloro che votarono per l'esecuzione capitale del re vennero chiamati i regicidi e dopo la restaurazione furono tutti perseguitati, compreso il grandissimo pittore David, che avendo votato per la condanna del re dovette rifugiarsi in Belgio e in Belgio rimase e morì. Perché lui si immagina che chieda perdono della notte di San Bartolomeo, che vuol dire, stante che egli non era presente, il caso di dire, e non ne portava una responsabilità né diretta né indiretta. È una formulazione, Carducci aveva come fonte la storia della rivoluzione francese di Michelet, che è un libro di straordinaria piacevolezza e lettura, e anche un pochino la storia della Rivoluzione francese di Carlyle, cioè aveva due fonti opposte, un grande reazionario inglese, Carlyle, e un repubblicano, potremmo dire dantonista, cioè Michelet. Michelet è molto più ricco di emozioni artistiche e quindi molto egli gli deve anche nella ideazione di queste sue prose. Carlyle è, la tesi di fondo di Carlyle è che il Padre Eterno, che si occupa dei nostri problemi in maniera assidua, direi continuativa, ha deciso di punire l'umanità per i suoi crimini scatenando la Rivoluzione francese, una sorta di castigo che viene, l'espiazione c'è stata e poi si va avanti. Una teoria pazzesca, potremmo dire, dal punto di vista come filosofico scientifico, però è uno dei punti estremi del rifiuto inglese in tutte le sue varie anime, da Burke appunto a Carlyle, a Dickens del romanzo Storia fra due città, no? Che termina con la scena delle carrette che portano i condannati a morte alla ghigliottina, un libro terribile di una cupezza straordinaria. Ma Carlyle è la punta estrema di questo rifiuto. E dietro quella formulazione c'è un concetto, è un concetto che è stato espresso nel corso del dibattito se condannare o meno il re. Il re viene processato perché è dimostrabile che ha invocato l'intervento straniero contro il suo paese, cioè ha sollecitato la coalizione Austria, Prussia e Russia ad attaccare la Francia, quindi è un traditore in senso stretto del suo paese e in quanto tale viene processato, viene prima arrestato il 10 agosto del 92 e poi processato, e quindi c'è una specificità, potremmo dire, di questo provvedimento, di questa
di questo passaggio, che non era il primo, perché la prima testa coronata che era quella caduta al tempo di Cromwell, 1648, quindi i primi tagliatori di teste regie erano stati gli inglesi medesimi, ma questo lo diciamo così per completezza. Nel processo, naturalmente, si sollevano vari problemi, se si debba adire un tribunale ordinario, portare i difensori a sostenere le cause dell'imputato. Saint-Just taglia corto con un'argomentazione, diciamo così, massiccia. Sulla testa di quest'uomo pesano 10 secoli di sopraffazioni, cioè egli paga per tutti gli altri. Perciò chiede perdono per la notte di San Bartolomeo, questo vuol dire. Ed è, come dire, anche ad Ekaterinburg successe alla famiglia dello zar, poi la storia è una grande giustiziera, o come diceva Don Abbondio, un enorme scopa, no? Che ogni tanto fa una pulizia. Don Abbondio è un grande italiano, come tutti sappiamo, dotato di un'estrema saggezza, però anche lui l'ha scampata bella, tutto sommato. Nel seguitare in questo datario, che forse ci porterebbe lontano, quindi lo voglio un po' sfoltire, avevo incluso anche la fuga di Mazzarino, del cardinale Mazzarino e del piccolo Luigi XIV, ancora minore e quindi affidato alla tutela della madre e del cardinale per l'appunto. E siamo nel 1651 quando esplode la fronda, cioè la prima rivoluzione francese, potremmo dire, quella nobiliare, no, dei parlamenti contro il centralismo del re. È una storia curiosa nella quale c'è anche una storia di libri. Mazzarino era un bibliofilo straordinario, collezionista, che aveva costituito un'immensa biblioteca di libri di pregio in quello che oggi è l'Institut de France, Collège des Quatre Nations. Tornato al potere, costringe tutti i nobili che avevano depredato i suoi libri a restituirli uno per uno e ricompone la sua biblioteca. Sembra una storia di tutt'altro genere rispetto a quella truce che vi ho ricordato. Però, come dire, ci può essere utile per apprezzare un altro aspetto di questo turbine storico che fu il venticinquennio a cavallo fra 7 e 800, cioè il fatto che la rivoluzione comincia aristocratica, non soltanto la fronda, ma anche l'89. Infatti un grande personaggio di questa vicenda, al quale la Francia non ha mai dedicato neanche un monumento, che si chiamava Massimiliano Robespierre. C'è un garage Robespierre ad Arras, però sarà un omonimo, evidentemente, Arras è il paese dove lui era nato. E invece c'è un grande monumento a Danton, al Carrefour de l'Odéon, no? Se uno prende la metropolitana e va nel quartiere latino, una stazione comoda è Odéon, dove c'è il teatro, che ora si chiama Teatro dell'Europa, che incombe anche in un paese che tanto europeista non è, come giustamente la Francia, e in basso rispetto al Carrefour c'è uno spiazzo dove campeggia Danton, naturalmente in posa molto eroica. Anche Carducci, che era un lettore di Michelet, apprezza moltissimo quest'uomo, e nel medesimo Sairas scrive a un certo punto: in cospetto a Danton, pallido, enorme, perché effettivamente era soprannominato il toro, data la sua stazza, furie di donne sfilano spingendo i propri figli soldi rabbia armati, e sono gli arruolamenti tumultuari di un esercito di pezzenti che vince i coalizzati a Valmy. Quindi Danton c'ha questo, c'ha il suo monumento. Meno noto è che anche Luigi XVI c'ha il suo monumento, che è quasi invisibile. A me mi è capitato di vederlo perché ho molto scorazzato per la Francia per ragioni di studio svariati anni fa, e forse c'è dove è giusto aspettarselo, cioè in Mandea. A Nantes c'è una colonna altissima che purtroppo ho dimenticato di fornirvi, ho trovato dopo l'immagine che sapevo di avere racimolato, una colonna chilometrica, in cima alla quale c'è una statua di cui non si vedono neanche le fattezze da terra,
che non è mai stata abbattuta, forse per il fastidio di abbattere questa cosa là sopra, quindi è rimasto Luigi XVI ininterrottamente, protetto anche dal fatto che la Vandea non ha mai capitolato e la Francia repubblicana non è mai riuscita a piegare la Vandea, è una guerriglia interminabile, descritta da Hugo vecchio, o quasi, nel 93, nel 93. E torniamo su quest'uomo ancora per un momento. Ho detto come nasce: nasce con un padre e una madre agli antipodi, cristiano di sentimenti, no? Il vescovo Myriel, che lui si colloca all'inizio dei Miserabili, era un personaggio storico, era un signore in carne ed ossa effettivamente vissuto, famosissimo, no? I candelabri, Valjean glieli ha rubati, lui l'ha ospitato a casa sua, la polizia afferra quest'uomo e gli trova questa refurtiva, porta, e Myriel dice ma glieli ho regalati, quindi non c'è reato, no? Grande personaggio, e lui si commuove moltissimo, spirito cristiano. Nel 48 si trova monarchico, poi passa con i repubblicani, con Napoleone III viene cacciato in esilio, se ne va nelle isole della Manica, no? E scrive I Miserabili in esilio, pubblica a Bruxelles, la prima edizione esce a Bruxelles. Dopo Sedan torna e si trova davanti a questo fuoco spaventoso della Comune. E questo gli crea, come dire, gli apre un orizzonte. Aveva lasciato in sospeso il suo discorso nelle ultime righe che abbiamo prima sentito, no? La Carmagnola contro la Marsigliese, l'insurrezione di giugno è contro il suffragio universale, una forzatura. La Comune è una forzatura, perché Parigi capitolerà e finisce in tragedia, 40.000 fucilati davanti al muro dei fucilati, no? I comunardi furono ammazzati uno per uno e sepolti al Père Lachaise, che è uno dei cimiteri storici più importanti di Parigi. E lui scrive il 93. È un romanzo a tesi, alcuni lo considerano il suo capolavoro, ci lavora tantissimo e mentre lavora a questo romanzo è eletto parlamentare nell'ormai Terza Repubblica, che è nata sulle rovine della Comune. Chi ha partecipato alla Comune è un criminale. E lui dedica tutte le sue energie a salvare i comunardi sotto processo, quelli sopravvissuti alla strage dei 40.000 fucilati, naturalmente, fino all'ultimo della sua vita. E mentre si dedica a questo, scrive un libro che vuol dimostrare la sostanziale storica giustificazione del momento più criticato, più duro della rivoluzione del 1789-93, cioè per l'appunto il terrore e la repressione in Vandea. L'eroe di questo romanzo è un prete repubblicano, no? La rivoluzione si attrezzò e quindi indusse larga parte del clero a giurare fedeltà alla Repubblica, cioè, in sostanza uno scisma praticamente si è prodotto in Francia allora. Napoleone fu più bravo perché prese il Papa, lo fece prigioniero, lo portò a Parigi, si incoronò imperatore e costrinse il Papa a firmare il concordato. Un genio, direi, in buona parte, perlomeno nei rapporti con la Chiesa. E Simourdin, si chiama questo prete repubblicano, è integerrimo, è indeflettibile, è un commissario politico, potremmo dire, con un linguaggio novecentesco, che è costretto a condannare alla ghigliottina il suo più affezionato seguace che ha compiuto atti umanitari durante la guerriglia in Vandea. Quindi un romanzo discutibilissimo, anche perché noi sappiamo che non si può liquidare la Vandea semplicemente dicendo che è un fatto storicamente negativo. È una guerriglia di popolo, bisogna capire perché si è prodotta. Orbene, coniugare un romanzo che rivaluta il 93 mentre si dedica a salvare i comunardi sopravvissuti, c'è una logica in questo ed è il segnale della trasformazione profonda di questo personaggio, di questo grandissimo scrittore che è stato Hugo. Le giornate dunque alle quali è giusto fare riferimento, sia pure sommariamente,
e sono quelle notissime, innanzitutto il 5 maggio dell'89, la convocazione degli Stati Generali, e subito il 14 luglio. 14 luglio è uno dei classici casi in cui il mito e la storia si danno la mano. Intanto, per tranquillizzarci, diciamo che dopo lo sfondamento delle porte di questa tremenda costruzione, essa fu abbattuta. Quindi non esiste più la Bastiglia, esiste la piazza della Bastiglia, naturalmente. Cos'era la Bastiglia? Una prigione. I monarchici, potremmo dire, o i nemici ideologici della rivoluzione hanno spesso detto e scritto che in fondo si trattò di un atto inutile, perché era vuota, non c'era nessuno dentro, prigionieri, c'era una guarnigione che sparò, fece parecchi morti. Si discute anche su quanti fossero poi i morti, come sempre in questi casi. E quindi un gesto che ha avuto un immenso significato simbolico, ma in realtà privo di efficacia pratica, perché cos'era? Abbattere un simbolo dell'ancien regime che si voleva sotterrare, quando questo simbolo ormai non aveva più nessuna funzione concreta. Vero e non vero, il povero Diderot, che era un personaggio estroso, protettissimo da Madame de Pompadour, altrimenti non sarebbe riuscito a finire l'Enciclopédie, quando pubblica il primo volume dell'Enciclopédie, 1751, siccome la Chiesa immediatamente protesta, l'Enciclopédie è un libro pieno di cose anticattoliche o comunque non ortodosse dal punto di vista della fede, viene arrestato e messo dentro la Bastiglia. E quindi D'Alembert si ritira dall'impresa, essendo un matematico prudente, e ha firmato soltanto il primo volume, poi se n'è andato. Lui, rinchiuso là dentro, sostiene di aver tradotto il Fedone di Platone. Possiamo credergli o non credergli. Sta di fatto che per un intellettuale che veniva perseguitato per le sue idee, per il libro che aveva pubblicato, era una grande impresa economica, la destinazione era la Bastiglia. Non rigurgitava di prigionieri, ma veniva utilizzata ancora. Infatti uno dei Michelet, nel raccontare la presa della Bastiglia, in toni molto diversi da quelli ostili della pubblicistica antirivoluzionaria, dice che venne fuori un detenuto vecchissimo con una barba interminabile che chiese notizie: è ancora vivo Luigi XV? E quindi disse: siamo molto oltre. Quindi qualcuno c'era dentro, non è vero che non ci fosse nessuno. Ippolito Pindemonte, letterato italiano, da noi noto perché ha tradotto l'Odissea in versi orripilanti, però si è industriato, bravo. Vincenzo Monti tradusse da traduzioni, quindi se la cavò molto meglio e forse lo leggiamo con più piacere. Pindemonte, mi è capitato per caso, facevo delle ricerche presso gli eredi di un nobile di cui un giorno o l'altro vorrei raccontare la vita, e questo tale, questo nobile, aveva pacchi di carte, di lettere di suoi corrispondenti, uno dei quali era Ippolito Pindemonte, che gli scrive una lettera 14 luglio 1789. Caro Conte, allora non era ancora Marchese, Forçat d'Urban, le scrivo, questo viveva ad Avignone il suo corrispondente allora, a Parigi non succede nulla. Questa è la prova provata di quanto sia problematico il testimone oculare, perché quest'uomo è a Parigi, certamente viveva in una Parigi molto più piccola dell'attuale, nel cuore della città, e non si accorge di questa operazione, che peraltro non fu, al di là dell'effetto pratico, non fu un gesto simbolico, fu la prima reazione durissima, popolare, spontanea, delle sections appena nate, al licenziamento di Necker, cioè del ministro riformatore che Luigi XVI, consigliato male, cacciò, pensando di stroncare, dopo aver regalato gli Stati Generali, insomma finiamo la commedia, eccetera. La presa della Bastiglia impone al re di richiamare Necker, quindi lungi dall'essere un atto puramente simbolico, è
è un atto politico di grande efficacia. E pochissimi giorni dopo, siamo alla metà di luglio, ai primissimi di agosto, scoppia in tutta la Francia la rivolta contro i castelli feudali e il 4 agosto, quindi 20 giorni dopo, l'Assemblée nationale, autoproclamatasi tale degli Stati Generali, sancisce la decadenza dei diritti feudali. Quindi, lungi dall'essere una manifestazione di inconsulta, come dire, di consulto nervosismo popolare, è una tappa cruciale negli sviluppi iniziali di quell'anno fondamentale che fu l'89. L'89 viene di solito contrapposto al 93 perché è il momento liberale della rivoluzione. È rivoluzione vera, c'è un libro bellissimo di un grande storico francese, Lefebvre, intitolato L'89, un libro stupendo, tradotto da Einaudi tanti anni fa, scritto nel 39 da Lefebvre, poco prima dello scoppio della guerra. Ed è una cronaca anche letterariamente molto efficace di che cosa significò quell'anno. Anche un altro nobile, perciò dicevo, comincia come rivolta nobiliare, italiano, piuttosto corpulento, dai capelli rossi, rompiscatole unico, si chiamava Vittorio Alfieri, accompagnato una serie di contesse, eccetera, un grande, una vita, come dire, sentimentale molto complessa, va a Parigi e scrive un sistema di componimenti poetici, Parigi sbastigliato, a parte il fatto che uno si inventa la parola sbastigliato, non piglia schiaffi perché è un conio ridicolo, comunque, ed è illeggibile, io non vi infliggo nemmeno, non l'avrei inflitto a lei di leggere una poesia del genere, perché ogni parola esige una nota a piedi pagina per sapere che sta dicendo, comunque inneggia allo sbastigliamento di Parigi. Perché? Perché i primi, il conte di Mirabeau è la voce più eloquente agli Stati Generali trasformatisi in Assemblea Nazionale Costituente, no? Il conte di Mirabeau, che poi finirà in malo modo. Anche quel conte di Forcià, al quale Ippolito Pindemonte diceva oggi non succede niente, è un signore che ad Avignone immediatamente si è presentato alla municipalità che ha dichiarato la decadenza dei diritti del Papa sulla città di Avignone. Quindi i nobili, nutriti di letture illuministiche, lettori accaniti dell'Enciclopédie, nonostante la prigionia del povero Diderot, sono i primi protagonisti della rivolta nobiliare. Poi Forcià, dopo anni, nel 92, scrive a un suo amico, anche lui un nobile ma molto più giacobino di lui, Pujans, dice: questi ci ammazzano, quindi non ho capito perché dobbiamo continuare a dire che siamo dalla loro parte, prendiamo le distanze, va bene. E anche Vittorio Alfieri prende le distanze. Si trova, ora leggiamo la pagina sua meno astrusa del Parigi sbastigliato, quindi credo più comprensibile, che è contenuta nella vita scritta da lui medesimo, come si intitola, no? In cui descrive la sua fuga da Parigi a ridosso di che cosa? Il 20 giugno del 92, l'assemblea è stata invasa dalla popolazione di Parigi strutturata intorno alla commune, come ho detto prima, cioè la municipalità è un antipotere, è un potere direttamente popolare dove la gente che si affolla parla, comanda, dirige e gli esponenti della commune vanno davanti alle assemblee elettive e fanno sapere cosa vuole il popolo. Situazione abbastanza anomala rispetto a quello che noi ci immaginiamo essere un sistema rappresentativo. E su questo torneremo con altri esempi. 20 giugno avviene questo fatto. Il re, allarmatissimo, e nel frattempo è già scoppiata la guerra, voluta peraltro dai Girondini, Robespierre era contrario alla guerra contro la coalizione, viene arrestato il 10 agosto, la famosa giornata del 10 agosto. Il popolo di Parigi invade la reggia, lo prende e lo porta prigioniero. E sono le condizioni per la proclamazione della Repubblica, che avverrà dopo alcuni giorni, il 20 di settembre. Alfieri decide di scappare, mette insieme i bagagli,
almeno due signore lo accompagnano, e racconta la sua fuoriuscita. Prego. Erasi frattanto rotta la guerra con l'imperatore, che poi divenne generale e funesta. Venuto il giugno, in cui si tentò già di abbattere intieramente il nome del re, che altro più non rimaneva, la congiura di quel giorno 20 giugno, essendo in data fallita, le cose si strascinarono ancora malamente sino al famoso 10 d'agosto, in cui la cosa scoppiò, come ognun sa. Accaduto questo avvenimento, io non indugiai più neppure un giorno, e il mio primo ed unico pensiero, essendo di togliere da ogni pericolo la mia donna, già dal dì 12 feci in fretta tutti i preparativi per la nostra partenza. Rimaneva la somma difficoltà dell'ottenere i passaporti per uscir di Parigi e del regno. E tanto ci industriamo in quei 2 o 3 giorni che il dì 15 o il dì 16 già li avevamo ottenuti come forestieri, prima dai ministri di Venezia io e di Danimarca la signora, che erano quasi che i soli ministri esteri rimasti presso quel simulacro di re. Poi, con molto più stento, si ottenne dalla sezione nostra comunitativa, detta du Mont Blanc, degli altri passaporti, uno per ciascheduno individuo, sì per noi due, che per ogni servitore e cameriera, con la pittura di ciascuno, di statura, pelo, età, sesso e che so io. Muniti così di tutte queste schiavesche patenti, avevamo fissato la partenza nostra per lunedì 20 agosto. Ma un giusto presentimento, trovandoci allestiti, mi fece anticipare e si partì il dì 18, sabato, nel dopopranzo. Appena giunti alla Barrière Blanche, che era la nostra uscita, la più prossima per pigliare la via di San Dionigi per Calais, dove ci avviavamo per uscire al più presto di quell'infelice paese, vi ritrovammo 3 o 4 soli soldati di guardie nazionali, con un ufficiale che, visti i nostri passaporti, si disponeva ad aprirci il cancello di quell'immensa prigione e lasciarci ire a buon viaggio. Ma v'era accanto alla barriera una bettolaccia, di dove sbucarono fuori ad un tratto una trentina forse di manigoldi della plebe, scamisciati, ubriachi e furiosi. Costoro, viste 2 carrozze, che tante ne avevamo, molto cariche di bauli e imperiali, ed una comitiva di 2 donne di servizio e 3 uomini, gridarono che tutti i ricchi se ne volevano fuggir di Parigi e portar via tutti i loro tesori e lasciarli a essi nella miseria e nei guai. Quindi ad altercare quelle poche tristi guardie con quei molti e tristi birbi, esse per farci uscire, questi per ritenerci. Ed io balzai di carrozza fra quelle turbe, munito di tutti quei 7 passaporti, ad altercare e gridare e schiamazzar più di loro, mezzo col quale sempre si viene a capo dei francesi. Ad uno si leggevano e facevano leggere da chi di quelli legger sapeva le descrizioni delle nostre rispettive figure. Io, pien di stizza e furore, non conoscendo in quel punto o per passione sprezzando l'immenso pericolo che ci soprastava, fino a 3 volte ripresi in mano il mio passaporto e replicai ad alta voce: vedete, sentite, Alfieri è il mio nome, italiano e non francese, grande, magro, sbiancato, capelli rossi, sono io quello, guardatemi, ho il passaporto, l'abbiamo avuto in regola da chi lo può dare e vogliamo passare e passeremo, per Dio. Durò più di mezz'ora questa piazzata, mostrai buon contegno e quello ci salvò. Si era frattanto ammassata più gente intorno alle 2 carrozze e molti gridavano: diamogli il fuoco a codesti legni, altri pigliamoli a sassate, altri questi fuggono, sono dei nobili e ricchi, portiamoli indietro al palazzo della città che se ne faccia giustizia. Ma insomma, il debole aiuto delle 4 guardie nazionali, che tanto qualcosa dicevano per noi, e il mio molto schiamazzare, con voce di banditore replicare, mostrare i passaporti, e più di tutto, la mezz'ora e più di tempo in cui quei scimiotigri si stancarono di contrastare, rallentò l'insistenza loro. E le guardie, accennatomi di salire in carrozza, dove aveva lasciato la signora, si può credere in quale stato, io rientratovi, rimontati i postiglioni a cavallo, si aprì il cancello e di corsa si uscì, accompagnati da fischiate, insulti e maledizioni di codesta genia. E buon per noi che non prevalse di essere ricondotti al palazzo di città, che arrivando così 2 carrozze in pompa stracariche, con la taccia di fuggitivi in mezzo a quella plebaccia,
Si rischiava molto. E saliti poi innanzi ai birbi della municipalità, si era certi di non poter più partire ed andare anzi prigioni, dove, se ci trovavamo nelle carceri il dì 2 settembre, cioè 15 giorni dopo, ci era fatta la festa, insieme con tanti altri galantuomini che crudelmente vi furono trucidati. Mi pare un testo eloquente al massimo. Certo, uno può simpatizzare, antipatizzare, secondo... È indubbiamente molto efficace, no? È una cronaca piuttosto veridica, al di là dei giudizi, non so, lo scimmio tigre, per esempio, un neologismo inventato da lui, no? Quindi questi popolani sono naturalmente ubriachi, sono anche scamisciati, poi gridano, poi sono addirittura animaleschi, no? Un intreccio di tigre e scimmia. L'autore del Parigi sbastigliato poi è l'autore del Misogallo, no? L'opera nella quale lui sfoga tutta la sua ostilità contro la rivoluzione, che diventa un'ostilità antifrancese, no? Lì gli è scappato di dire che coi francesi bisogna gridare perché voi si mettono buoni. I tedeschi dicono che i francesi sono degli italiani arrabbiati, quindi poi bisogna vedere queste generalizzazioni, no? Sono sempre un po' generiche. Ma il bagaglio non era da poco, eh? Due carrozze stracariche di bauli, servitù, signora, passaporti. Passaporti è interessante come dettaglio concreto, no? Pratico. Perché ovviamente, mancando una immagine fotografica, c'era una descrizione accurata di questi individui, no? Corrispondente alla realtà. Quindi lui continua a dire capelli rossi, statura, pallido, eccetera. E quindi sono io questo qua. Dice, tra l'altro, anche una cosa che tra le righe, insomma, sfugge. Hanno avuto un passaporto, mi pare, da Venezia, l'altro dalla Danimarca. In realtà anche gli Stati Uniti d'America avevano la loro legazione a Parigi, e anzi, durante il terrore, è l'unico Stato che ha rapporti diplomatici con la Repubblica, perché l'altra Repubblica è quella americana. Però questo non si dice, ovviamente, gli americani col terrore... Persino Obama ne soffrirebbe, quindi non lo diciamo. Però c'è anche il passaporto concesso dalla municipalità. Quindi loro sono andati alla comune, hanno ottenuto un permesso di uscita. Dopo pochi mesi succede il contrario. È curioso, ma si può anche spiegare. La guerra dopo Valmy prosegue e si appesantisce, diventa sempre più pericolosa, perciò nasce il Comitato di Salute Pubblica, che esautora immediatamente la convenzione appena eletta, la convenzione che è l'Assemblea Repubblicana, diciamo così, è eletta il 20 di settembre in concomitanza con la proclamazione della Repubblica. E quindi è un organo rappresentativo teoricamente di tutta la Francia. Di fatto no, perché la Vandea è in subbuglio, il sud, il Midi anche, quindi è una parte della Francia che ha eletto quell'assemblea e comunque ha un tasso di rappresentatività superiore a quello della sola municipalità di Parigi. Ciò non toglie che con il Comitato di Salute Pubblica il comité tratta con la Commune e impone le proprie decisioni alla Convenzione. Quindi si sospende in sostanza l'efficacia di questa operazione elettiva che è stata compiuta il 20 di settembre. E la Commune gli ha dato questo passaporto. Dopo pochi mesi si emana una norma contraria, che cioè i nobili non possono stare dentro la città di Parigi, perché sono tutti potenzialmente dei traditori. Possono essere in combutta col nemico o desiderare di esserlo, quindi non hanno permesso di stare dentro la città, perché è molto sintomatico, tutta la Repubblica si difende se si salva Parigi, perché il nemico è alle porte, e nel resto della Francia si combatte una guerra civile, di fatto. Quindi mentre qui i scimmio tigri vorrebbero ricacciarli indietro, tornate
perché volete scappare dalla città rivoluzionaria, dopo un po' succede il contrario, cioè i nobili fuori. Ma lui non poteva sapere nel momento in cui ha preso in su l'uscio ed è scappato. Come funziona? Stiamo girando intorno alla commune, come voi avete ben chiaro, e quella pagina che forse, se lei non è stanca, si potrebbe leggere ora, e cioè da un libro novecentesco, quello di un libro anch'esso un po' amarognolo, di Anatole France, Gli dèi hanno sete, frase che poi è diventata proverbiale, si usa anche a sproposito, no? Gli dèi hanno sete, ed è del 12, credo, il romanzo, sì, del 1912, prima che France diventasse un ammiratore sperticato della rivoluzione sovietica, lui poi è morto nel 20, è una grande conversione, diciamo così, rivoluzionaria, ma che si spiega, nel 12 quasi tutto doveva succedere, no? L'anno spartiacque è il 14. Ed è un romanzo molto notevole per tante ragioni, estremamente limitativo intorno al fenomeno rivoluzione giacobina. Il protagonista è un giovane pittore, allievo di David, entusiasta, che va tutti i giorni nella sua section, che si trova dentro una chiesa sconsacrata. L'altro protagonista è invece un signore più anziano, come dire, disilluso, laicissimo, porta sempre dentro il suo mantello una copia di Lucrezio, De Rerum Natura, ma è convinto che tutta l'impresa rivoluzionaria sia un'immensa sopraffazione, di fatto. Comunque, la pagina che ho trascelto, che forse merita di essere letta, è scritta da un autore del Novecento, non è una testimonianza contemporanea, ma è una ricostruzione molto efficace di quello che deve essere stato, e da qualche pubblicazione d'epoca, giornali, il famoso Moniteur, che dà notizie continue giorno per giorno, la vita in una sezione in quel momento terribile che è stato il 93. Prego. Quel mattino, dinanzi a uno scrittoio ai piedi del pulpito, in berretto rosso e carmagnola, sedeva il cittadino Dupont, uno dei 12 del comitato di sorveglianza, falegname, in piazza Thionville. V'erano sullo scrittoio una bottiglia e dei bicchieri, un calamaio e un quaderno, contenente il testo della petizione che invitava la Convenzione a espellere dal suo seno i 22 membri indegni. Évariste Gamelin prese la penna e firmò. «Ero certo», disse il magistrato artigiano, «che saresti venuto a dare il tuo nome, cittadino Gamelin. Tu sei un puro, ma la sezione manca di fervore e di virtù repubblicana. Ho proposto al comitato di sorveglianza di non rilasciare certificati di civismo a chiunque non firmi la petizione». «Sono pronto a firmare col mio sangue», disse Gamelin. «La proscrizione dei traditori federalisti. Volevano la morte di Marat, periscano». «Ah, quello che ci rovina», replicò Dupont, «è l'indifferenza. In una sezione che comprende 900 cittadini con diritto di voto, non ve ne sono 50 che vengano alle riunioni. Ieri eravamo in 28. «Ebbene», disse Gamelin, «bisogna obbligare i cittadini a venire sotto pena d'ammenda». Fece il falegname aggrondando le sopracciglia. «Se venissero tutti, i patrioti sarebbero in minoranza. Cittadino Gamelin, vuoi bere un bicchiere alla salute dei buoni sanculotti?» Sul muro della chiesa, nel corno del Vangelo, si leggevano queste parole accompagnate da una mano nera. Il 15 mostrava il passaggio al chiostro. «Comitato civile, comitato di sorveglianza, comitato di beneficenza». Qualche passo più avanti si giungeva alla porta dell'ex sacrestia sormontata dalla seguente iscrizione: «Comitato militare». Gamelin entrò e vide il segretario di quel comitato che scriveva seduto a un grande tavolo ingombro di libri, carte, di lingotti di acciaio, di cartucce e di campioni di terre nitrose. «Salve, cittadino Trubert, come stai?» «Io? Io sto a meraviglia». Il segretario del comitato militare, Fortuné Trubert, dava invariabilmente questa risposta a coloro che gli chiedevano della sua salute, non tanto per informarli quanto per tagliar corto sull'argomento. Aveva, a 28 anni, la pelle arida, i capelli radi, gli zigomi arrossati, la schiena curva,
ottico di mestiere, era proprietario di un'antica bottega sul Quai des Orfèvres, che aveva ceduta nel 91 a un suo vecchio commesso per dedicarsi interamente alle sue funzioni di ufficiale municipale. Una vezzosa madre, morta a 20 anni, e di cui qualche vecchio nel quartiere serbava un commosso ricordo, gli aveva dato i suoi begli occhi dolci e appassionati, il suo pallore, la sua timidezza. Del padre, ingegnere ottico, fornitore del re, ucciso dallo stesso male prima di 30 anni, aveva lo spirito equilibrato e attento. Senza smettere di scrivere. «E tu, cittadino, come stai?» disse. «Bene, che c'è di nuovo?» «Nulla, nulla, come vedi, tutto tranquillo.» «E la situazione?» «La situazione è sempre la stessa. La situazione era spaventosa. La migliore armata della Repubblica accerchiata in Magonza, Valenciennes assediata, Fontenay in mano dei Vandeani, Lione in rivolta, le Cévennes in sorte, la frontiera aperta agli spagnoli, i 2/3 delle province invase o in rivolta, Parigi sotto la minaccia dei cannoni austriaci, senza denaro, senza pane». La mia minaccia è di continuare per 6-7 ore con questi testi, quindi prepariamoci, cittadini appunto fedeli alla Repubblica. No, ma non, naturalmente non accade. Questo testo è molto ricco di dati storicamente fondati e quindi lo vorrei qua e là commentare brevissimamente. Intanto l'occasione. Gamelin è il pittore, il giovanissimo pittore che va in sezione e si trova davanti alla richiesta di firmare una petizione per l'arresto, anzi l'espulsione dalla convenzione, di 22 componenti, cioè di 22 deputati, che sono i girondini, sono quella parte della convenzione che sarà arrestata al termine di una seduta fiume della convenzione che comincia il 31 maggio del 93 e finisce il 2 giugno del 93. Ho rintracciato per caso una pubblicazione d'epoca, una pubblicazione della sezione che diede l'avvio a questa operazione, quindi la sezione Gamelin potremmo chiamarla in certo senso, stampata a ridosso dei fatti pochi giorni dopo, ovviamente faziosissima, però in sé un documento che merita di essere dissotterrato, tradotto e pubblicato, prima o poi penso di farlo. L'occasione è una scintilla, potremmo dire, no? I 22 deputati girondini, che sono una parte della componente girondina della convenzione, dove i giacobini non sono maggioranza, La maggioranza è la palude, come sempre in tutte le assemblee che si rispettino, ben inteso. Però la palude, cioè la massa incerta di parlamentari che stanno da una parte o dall'altra, viene trascinata da chi ha maggiore forza. Hanno preso l'iniziativa di chiedere la limitazione dei poteri della municipalità di Parigi. La situazione è quella appunto catastrofica, è stata descritta prima, la Vandea, il Midi, l'invasione dalla Spagna, l'invasione dal nord, eccetera. I girondini chiedono che lo strapotere della città, o meglio della parte politicizzata della città di Parigi, venga frenato dalla convenzione. Quindi un colpo mortale alla Commune, per l'appunto, che reagisce promuovendo una petizione che va nelle varie sezioni, si chiamano section, tutte le varie sezioni che compongono la municipalità, con i nomi più stravaganti, uno dei quali è, come sempre, Brutus, per l'arresto dei deputati traditori, cioè di coloro i quali, in quanto hanno chiesto che la Commune venga limitata nel suo aggressivo strapotere o contropotere, sono dei traditori. Una richiesta pesantissima, che piomba sulla Convenzione e crea un problema del quale diremo brevemente. Questo è il dato di partenza, quindi la situazione che Anatole France descrive è quella di un momento che dà l'avvio al fatto che rappresenta la svolta della rivoluzione, 2 giugno del 93.
quando un pezzo della convenzione arresta un altro pezzo della convenzione, cioè la rivoluzione che mangia se stessa in certo senso. Naturalmente è divertente, qual è l'accusa? Volevano assassinare Marat, va bene, in questi casi si inventano le cose più efficaci dal punto di vista patetico, no? Emotivo. Poi c'è un dato, naturalmente è un romanziere che scrive, è un romanziere che si è documentato. C'è l'assenteismo, 900 iscritti a questa sezione, ne vengono 50. Gamelin, che è un giovanotto ingenuo, dice che bisogna costringere, mettere delle multe contro l'assenteismo. Questo era un problema già nell'antica Atene, peraltro. Poca gente andava all'assemblea, quelli che andavano comandavano. E la risposta del cittadino Dupont è molto veridica. Se venissero tutti, i patrioti sarebbero in minoranza. Solo che non ci vanno gli altri. Perché? Perché in un sistema che possiamo chiamare di democrazia diretta, modello la polis ateniese, i numeri sono problematici. Se tutti gli ateniesi fossero andati a tutte le assemblee popolari, erano almeno una trentina di migliaia di persone, ma ci andavano soltanto 5.000 quando erano tanti, le decisioni sarebbero state diverse. Però c'è un'egemonia, l'egemonia del ceto politicamente attivo e socialmente significativo. Ad Atene erano i marinai che muovevano le navi, qui sono i sanculotti, cioè i proletari, perché l'equivoco vero del 93 è che la rivoluzione la portano avanti i proletari e sono troppo avanti. A un certo punto vengono sconfitti, viene la congiura contro Robespierre, che viene ghigliottinato, Termidoro, e la classe assoluta, come veniva chiamata, cioè la borghesia, riprende in mano le redini della rivoluzione. Questa è detto proprio in forma sintetica. Se fossero tutti i patrioti, si chiamavano patrioti rivoluzionari, questo è molto francese, avrebbe detto Alfieri, no? Noi non, a parte che in Italia patria, patriottico, c'è dal fascismo in avanti, è una cosa un po', come dire, fastidiosa, bisogna mettere delle note a piedi pagina per spiegare. Ci pensano i presidenti della Repubblica a fare i discorsi commoventi nelle occasioni giuste per dire la patria, eccetera. Ma per 20 anni la patria è stata usata in maniera di parte, faziosa, e quindi è diventato un concetto così. La Francia, 89, 92, 93, ancora 94, fino a Termidoro, patriota, giacobino, sono sinonimi. La rivoluzione è per la nation. E quell'elemento, potremmo dire indubbiamente nazionalistico, che connota poi il seguito, no? La Grande Nation è la Francia rivoluzionaria che si espande, che si prende il Piemonte, che diventa un dipartimento, si prende il Belgio, si prende anche il dipartimento del Tevere al tempo, e quindi scompare lo Stato della Chiesa e diventa un dipartimento della Francia. Nel nome di un'idea che vi portiamo la rivoluzione e quindi ringraziateci. Però la portiamo in quanto potenza francese, quindi è un equivoco il fatto che rivoluzione, nation, patria, eccetera, sono tutti sinonimi. Però funziona così. E all'epoca dire patriota voleva dire giacobino, rivoluzionario di fede purissima. Non sono la maggioranza. È curioso l'altro dettaglio, cosa c'ha il povero, questo che chiaramente c'ha un problema ai polmoni, perciò c'ha i pomelli rossi, perde i capelli, poveretto. Però è dedito alla causa, questo segretario, no? Ha ereditato questo male dalla madre, non sopporta che gli si chieda come stai, perciò taglia corto. E un tale che io conoscevo diceva, bene o ne parliamo? E lui non faceva neanche questa domanda, diceva, benissimo, basta. Cosa c'ha sul tavolo? Campioni di terra nitrosa. Non è che facesse esperimenti chimici, questo è un elemento interessante. Si diceva la raccolta del salpetro, cioè si grattavano i muri a calce, eccetera, nell'illusione di fare polvere da sparo.
perché la Francia è in pericolo, mancano le armi, ci sono tanti pronti a combattere ma non ci sono armi sufficienti. Infatti l'esercito di Valmy era uno spettacolo anche dal punto di vista del vestiario, proprio la raccolta del salpetro, del salnitro. E come quando, facciamo un pochino dell'ironia bonaria, il presidente Mao lanciò la campagna per fare acciaio, e quindi anche nei pentolini dove si fanno le uova sode facevano un po' di acciaio in tutte le comuni della Cina. Naturalmente fu un fallimento totale. Analogamente la raccolta del salpetro non portò a granché. Però resta nella memoria, diciamo così, storica, perché quel tal personaggio che vi ho ricordato prima, il conte di Forsià, al quale Ippolito dice non succede nulla, diversamente da Alfieri, anche perché stava in Francia, eccetera, si adattò, quindi cominciò a fare il giacobino, si travestì, si vestì da giacobino, andava a firmare i certificati di civismo nella sua sezione tutte le settimane e faceva la raccolta del salpetre. Perché? Perché sapeva che era inutile, però era un dovere civico. Anatole France conosce un dettaglio molto minuzioso ma molto significativo che rappresenta anche questo elemento di ingenua volontà di salvare il salvabile attraverso un'operazione inutile come quella appunto che abbiamo descritto. E l'altra, molto più ovvia, constatazione che si può fare leggendo questa pagina è la veridica descrizione di una Francia in cui in sostanza la rivoluzione è a Parigi. Quindi siamo dinanzi al paradosso di un grande Stato nazionale che ha innescato un processo rivoluzionario il cui soggetto diventa la città-stato, che ha davanti un potere eletto qualche mese prima, al quale si contrappone perché dentro quel potere ci sono forze che la parte attiva della città-stato vuole combattere. E si viene appunto alla vicenda che ho prima ricordato della drammatica seduta 31 maggio 2 giugno del 93 che sfocia nell'arresto dei 22 deputati girondini. Ci si arriva, il racconto è piuttosto problematico, insomma la ricostruzione di quei fatti è affidata ovviamente a cronache, a memorie, a pamphlet. Io vi ho ricordato prima questo pamphlet che vorrò tirar fuori a un certo momento, ma ci sono le memorie di Barrère. Barrère è un personaggio le cui memorie sono state pubblicate dopo la fine del, dopo l'impero addirittura. È un singolare personaggio, veniva chiamato l'Anacreon de la Guillotine, l'Anacreonte della Ghigliottina, nel senso che allegramente lui diceva a morte, tranquilli. Era convenzionale e estremista al massimo, cioè con leggerezza estrema decretava pena capitale. Addirittura promotore di una legge pazzesca che passa alla convenzione, secondo cui i prigionieri di guerra inglesi, che peraltro erano pochissimi perché di fatto non accadeva che si prendessero prigionieri degli inglesi, perché si era preso qualche stupido austriaco al massimo, ma non certamente gli astuti inglesi, debbono essere passati per le armi senza rispettare il diritto di guerra, perché l'Inghilterra sta inquinando l'economia francese con i falsi assegnati, cioè producendo quantità inverosimile di falsa moneta, gli assegnati erano la carta moneta coniata dalla rivoluzione, per creare l'inflazione. L'Inghilterra ha pessimi rapporti anche con l'euro, non avendo deciso di non adottarlo. E già allora sulle monete si orientava abbastanza bene e fa la sua guerra economica attraverso questo meccanismo infernale. Come dire, Barrère è il Limpiao, usiamo questa metafora novecentesca. Nella seduta del maggio, fine maggio-giugno, lui è quello che propone, Robespierre è molto incerto perché si trovano dinanzi a una delegazione che di fatto assedia la convenzione. Tutte le sezioni si sono armate, assediano la convenzione che sedeva dove sta il Louvre, no? Che voi potete anche vedere con l'orripilante piramide inventata da Mitterrand. Non so se può arrivare quella immagine. È vero. E le
Tuileries, no? Che sono un edificio immenso, con una serie di pavillon, con davanti una spianata enorme, lo spiazzo del Carrousel, c'è cioè l'Arco di Trionfo di Bonaparte, venuto dopo naturalmente. Nelle Tuileries, in un'ala delle Tuileries, siede la Convenzione, è la sede del Parlamento. Intorno ci sono i cancelli metallici, eccetera, c'è il popolo attivo di Parigi, armato, cappeggiato da un signore che si chiamava Henriot, un autorevole sectionnaire. Naturalmente le cronache lo presentano ubriaco, e vabbè. Per consolazione dei bevitori di vino, che non è un reato, credo, bisogna dire che anche Aristotele, nella Costituzione degli Ateniesi, quando dice che i capi popolari, uno dei quali si chiamava Cleofonte, si opponevano alla pace con Sparta, dice si presentò all'assemblea ubriaco e ottenne che non si firmasse la pace con Sparta. Quindi questo fatto del capo popolare che è ubriaco e perciò fa quello che fa è un topos letterario, potremmo dire, no? Che da Aristotele arriva fino a noi altri. Chissà quale dei nostri possiamo raffigurarlo in preda all'ebbrezza, però insomma vediamo. Sì, si può scegliere. Henriot capeggia questo assedio alla Convenzione, avente come obiettivo, come dice il signor Dupont, cittadino Dupont a Gamelin, l'arresto dei 22 traditori. Né il Comitato di Salute Pubblica né Robespierre si aspettavano questo. Si aspettavano una battaglia parlamentare per contrastare l'iniziativa girondina di togliere il potere alla Comune. Barrère lancia una proposta. Consultiamo il popolo. Come si fa a consultare il popolo? Una delegazione della Convenzione esce, attraversa i giardini delle Tuileries, incontra i cittadini armati, non dialoga naturalmente, rientra e dice il popolo ha deciso, arresto dei traditori. Nel senso che hanno tentato di uscire dalla Convenzione, non era possibile perché l'assedio era strettissimo, hanno cavato la morale che si dovesse fare così. Cioè Barrère ha, diciamo pure, la responsabilità diretta di un atto che poi ha una conseguenza di lungo periodo, la mutilazione della Convenzione. Nel 1980, esce un libro molto ben documentato intitolato Gli uomini di Londra, è un libro pubblicato da uno storico francese, Les hommes de Londres, cioè le spie inglesi. In capiteliste c'è Barrère. Naturalmente questo può spingerci al più feroce stalinismo, nel senso di sospettare di tutti, vabbè, noi ci asterremo anche perché la situazione non è propizia. Però è una lezione storica, cioè dinanzi alla scelta ultra estremistica per cui i prigionieri di guerra inglesi passano per le armi, i girondini si arrestano, la ghigliottina a vapore, come diceva Giuseppe Giusti, uno si deve chiedere, ma quello, non dico chi lo paga, ma a quale logica risponde? E ogni tanto la storia si incarica, di quando si svuotano gli archivi, di squadernare qualche realtà inquietante. Il fenomeno di Barrère traditore è impressionante, però è uno dei mali irrimediabili della lotta politica, soprattutto quando essa si svolge in condizioni estreme, come accade in tutte le rivoluzioni. Ovviamente non c'è una ricetta per fare la rivoluzione in guanti gialli o per farla senza errori, dipende dalla capacità egemonica dei gruppi dirigenti. Quello robespierrista non ebbe la capacità egemonica. Si dice, è noto, che Termidoro, il 9 di Termidoro, quando si prepara la congiura che porta all'arresto di Robespierre e alla sua esecuzione capitale immediata, di lui, di Saint-Just, Couthon, del fratello Agostino Robespierre, lui sapeva di questa congiura, anche perché poi tenere il segreto in situazioni del genere è quasi impossibile. Va alla Convenzione e fa un memorabile discorso che è stato pubblicato nel bicentenario della Rivoluzione francese in un bellissimo libro
curato da uno storico italiano che si chiama Giuseppe Galasso, notevolissimo storico italiano, questo libro è intitolato Pro e contro la rivoluzione, e contiene tre scritti molto significativi. L'ultimo discorso di Robespierre alla Convenzione, quello appunto di cui stiamo per parlare, brevemente. Il famoso scritto di Sieyès, dell'abate Sieyès, che cos'è il terzo Stato, che è il vero problema poi, perché il terzo Stato è il protagonista della rivoluzione. L'abate Sieyès, al quale si chiese una volta, che hai fatto durante il terrore? E lui disse, sono vissuto. Cioè, già un bel successo, ho mantenuto la testa al posto suo. E il terzo scritto è un orripilante scritto di Demestre, pamflettista antirivoluzionario, eloquente, adoratore dello zar di Russia, per dire i suoi orientamenti, diciamo così, liberal-democratici, come si direbbe oggi, no? Intitolato Les bienfaits de la révolution, che vuol dire i regali che ci ha fatto la rivoluzione. Ecco, questi tre scritti. Io raccomando sempre questo libro a chi si voglia informare, perché davvero aiutano a capire tutti e tre. L'ultimo discorso è un discorso che fa Robespierre, in cui dice: io so chi sono i congiurati, ma non dice i nomi. E tutti dicono: errore politico. Se avesse detto i nomi li avrebbero colpiti, presi, la congiura sarebbe fallita. In realtà è un errore tattico imperdonabile per un leader politico, perché nel momento in cui tu sai che si gioca tutto, non puoi terrorizzare tutti gli altri deputati, perché la convenzione, nel momento in cui quest'uomo sale alla tribuna e dice io so chi sono i congiurati, tutti temono di essere considerati parte della congiura, anche quelli che non ne fanno parte. Questo coalizza contro di lui una maggioranza che vota il suo arresto. Dopodiché si muove qualche sezione. Per qualche ora lui viene liberato, dopodiché la Guardia Nazionale lo arresta, lui tenta di suicidarsi, si spara con una pistola, ma si rovina soltanto una mascella e viene ghigliottinato. Ma è questa la ragione? Naturalmente uno può leggere ancora una volta il cittadino Carducci, voi pensate che io sia un maniaco di quest'uomo, non sono un maniaco, però è molto interessante come fatto culturale. Vi ho inflitto un bel po' di Sairà prima e ora due o tre righe di un altro suo componimento, un componimento che è molto curioso, è per il 78esimo anniversario della Prima Repubblica Francese, componimento politico, quindi io prediligo la poesia politica, mi piace Teognide come piace a lui, che è un cultore di Teognide, che era un personaggio terribile. Quando cade il 78esimo anniversario della Repubblica Francese? Cade nel settembre del 1870, a ridosso di Sedan, e alla vigilia della presa di Roma. Carducci, fra l'altro, ha scritto una poesia tremenda che stigmatizza il fatto che il governo italiano manda i bersaglieri a Porta Pia pochi giorni dopo che è stato arrestato Napoleone III per la sconfitta di Sedan. È chiaro, cioè quando la Francia è in ginocchio si muove l'Italia e prende Roma, questo poi è la liberazione di Roma. 78esimo anniversario, siamo nel 70, lui è ancora giacobino, non ha ancora conosciuto la regina. E questo componimento ben fatto, come stiamo parlando di un signore che sapeva tenere la penna in mano, si conclude con versi famosissimi: maledetto sii tu per ogni etade o del reo Termidor decimo sol, che si può tradurre in prosa: il decimo giorno di Termidoro è il giorno dell'arresto di Robespierre. Questa maledizione, diciamo, biblica che lui scaraventa contro il 10 Termidoro sta a significare che quello è il momento in cui la rivoluzione è stata pugnalata. Ma è vero questo? Cioè, ha senso dare questa valutazione? Certo, Termidoro è un'accelerazione rapida di un processo più lungo. Robespierre ha tagliato sulla sua sinistra, diciamo così, i cosiddetti enragé, Hébert, Jacques Roux, li ha mandati alla ghigliottina perché volevano il calmiere sui prezzi, volevano una politica popolare.
e ha tagliato sulla destra, mandando alla ghigliottina Danton e Camillo Desmoulins. Dopodiché è rimasto solo, cioè ha tentato un'impresa impossibile. E ci sono grandi studi, secondo me molto importanti, sulla lotta di classe all'interno della rivoluzione, che finisce con l'egemonia della borghesia, che trionfa perché quella è la sua rivoluzione. Quindi con o senza Termidoro va a finire lo stesso. La sto per finire questa lungagnata, però mi piace a questo punto, forse lei aveva ancora un testo ma si risparmierà la voce, sì, perché stiamo tagliando una parte un po' romantica, la Parigi di Stefan Zweig, no? Parigi come luogo della giovinezza, tutti lo pensano, quindi non c'è bisogno che lo dica io, no? Quindi la vita piacevole, la vita gioiosa, eccetera, eccetera. Rapporti fra i sessi che sono liberi, non sono... Il povero Zweig veniva da posti terribili. Quindi facciamo un salto, lasciamo perdere questa parte romantico-paesaggistica. Mi piace invece, e qui mi fermerei, segnalare una diagnosi un po' insolita, si potrebbe dire a prima vista, che è fra l'altro scritta da un uomo, che poi vi dirò chi è, negli stessi giorni in cui Carducci lancia la maledizione contro Termidoro. Quindi il giacobino Carducci scrive quello che scrive, noi abbiamo simpatia per lui. Il testo invece che vi sto per leggere, brevissimo, è cavato da una lettera che parte da Manchester il 4 settembre 1870, quindi anche questa a ridosso di Sedan e della fine, diciamo, dell'arresto di Napoleone III da parte del prode esercito prussiano. La difesa di Parigi, scrive l'autore, diventerà un episodio esilarante. La difesa di Parigi che si profilava nel momento in cui l'imperatore è arrestato, però Parigi insorge, i repubblicani si gambetta, si fa mettere in pallone aerostatico e si fa portare a Versailles, no? Scappa da Parigi nell'aereo. La difesa di Parigi diventerà un episodio esilarante, a meno che nella città non accada qualcosa di straordinario. Da questi eterni piccoli panics di francesi, quindi lo scrittore qualcosina contro i francesi ce l'ha, dovuti tutti alla paura del momento in cui infine si dovrà sapere la verità, ci si fa un'idea molto più chiara del regime del terrore. Noi intendiamo con questo termine il regime di gente che ispira terrore, no? Quando si dice la grande terreur, si pensa a un regime che incute terrore, che vuole tenere in pugno un paese con l'arma del terrore. Noi intendiamo con questo termine il regime di gente che ispira terrore. Al contrario, è il regime di gente che è essa stessa terrorizzata. La terreur sono crudeltà in gran parte inutili, commesse da gente che è impaurita essa stessa per tranquillizzarsi. Sono convinto che la colpa del regime di terrore dell'anno 1793, di cui stiamo parlando, ricada quasi esclusivamente sul borghese follemente impaurito atteggiantesi a patriota, cioè a rivoluzionario, sul piccolo filisteo che se la faceva addosso dalla paura, il linguaggio qui diventa un po' scurrile ma mi perdonerete, e sulla marmaglia del sottoproletariato che con la terreur faceva gli affari suoi. Federico Engels scrive a Carlo Marx. Basta.